Oggi è il settimo giorno del catequismo ed ho appena letto nella Bibbia che Dio ha creato il mondo in sei giorni. E sapete cosa ha fatto il settimo giorno? Ha riposato. Beh, è ciò che faremo anche noi. Mettetevi comodi perché leggiamo la Bibbia. Io adoro molto leggere ogni tipo di libro. Adoro molto i libri di avventura. Mi piacciono anche le storie sui guerrieri, i libri sui viaggi. Adoro la poesia. Mi piacciono anche le storie d'amore perché sono così belle. Adoro anche le favole. E mi piacciono le storie di terrore. E amo tutti quei libri dove siano raccolte storie umoristiche e barzellette. Adoro tutti i libri e per questo mi piace molto la Bibbia, che è un libro speciale che contiene di tutto. Ci sono capitoli comici, quelli drammatici, ci sono capitoli ricchi di poesia, ci sono capitoli di terrore, ci sono storie di guerre, ci sono storie meravigliose con gli animali, ci sono anche favole qui dentro la Bibbia. C'è di tutto, di tutto, di tutto, di tutto. Ma ciò che più amo della Bibbia è che si tratta di un libro che mi parla. Come? È un libro che ti parla. Ciao, sono la Bibbia. Non ti parla il libro. Ah no? Ma è Dio che ci parla attraverso la Bibbia. Nei giorni scorsi abbiamo visto come si può parlare con Dio e oggi vedremo come poter ascoltare Dio. Perché Dio non è muto, Dio parla e lo fa in molti modi. E uno di questi è attraverso la Bibbia. La Bibbia è una lunghissima storia d'amore. Tutto ha inizio con la creazione del mondo, per noi, i figli di Dio. E racconta di come Dio ci abbia creati. Ci donò delle regole, delle norme, perché potessimo essere molto felici. E racconta di come in tutta la storia dell'umanità Dio non abbia mai smesso di amarci. Ma racconta anche che tutti noi, i suoi figli e le sue figlie, a volte non ci siamo comportati bene. Alcune volte abbiamo detto a Dio: non ne voglio sapere di te, non voglio pensare a te, non credo in te, lasciami in pace, non voglio obbedirti, voglio essere cattivo e fare ciò che voglio. A volte lo abbiamo detto, vero? Tutta questa storia della relazione d'amore fra Dio e noi, i suoi figli disobbedienti, è scritta qui. E il meglio è che nonostante noi siamo stati disobbedienti, in tutta questa storia Dio non ha mai smesso di amarci. Se dopo tutti i capitoli di catequismo poteste ricordare solo un'idea, vi prego di ricordare questo. È impossibile fare in modo che Dio smetta di amarti. È impossibile. Lui è schiavo d'amore. Ci ama così tanto, tanto, tanto che è capace anche di morire per noi. Ora voglio insegnarvi a leggere la Bibbia in modo che Dio vi parli. Prima ancora di aprirla, entrate nella stanza segreta. Vi ricordate? Ve ne ho parlato qualche giorno fa. E dite a Dio: voglio leggere la Bibbia, parlami, perché io tutto ciò che mi dirai lo voglio fare. E poi dopo apro la Bibbia e inizio a leggere lentamente. Lentamente. Se leggi la Bibbia molto lentamente, forse non comprendi tutto inizialmente. Tu continua a leggerla costantemente, lentamente. Finché non trovo una frase che sembra l'abbiano scritta per me, perché mi aiuta ad essere migliore oggi. E quindi penso: qui mi hai parlato, Dio. Questa frase era per me. E così iniziamo a capire ciò che Dio vuole da noi. I compiti di oggi sono: cercate la Bibbia che avete in casa. E se non la trovate, chiedete a mamma e a papà che vi regalino una Bibbia per la vostra prima comunione. Ce ne sono alcune che hanno moltissimi disegni e moltissimi colori. Per me sono quelle migliori. A domani!